La nostra associazione si chiama Davide Bifolco, il dolore non ci ferma. Abbiamo fatto questa cosa proprio per far sì che questo quartiere non si parli solo di illegalità, ma ci sono tante persone brave, tanti ragazzi che hanno voglia di emergere, ma il problema fondamentale io penso che sia il lavoro. Al rione Traiano, sul luogo della tragica scomparsa di Davide Bifolco, avvenuta poco più di 2 mesi fa, alla presenza dei familiari del ragazzo è stato piantato un ulivo nell'aiuola spartitraffico riqualificata grazie al lavoro della cooperativa 25 giugno, dei tecnici ASIA e dei giardinieri del comune di Napoli. Quella stessa aiuola che era stata sottoposta a sequestro giudiziario perché all'indomani della tragedia stava per essere eretto un manufatto in memoria di Davide. Ma non è colpa delle persone che vivono in periferia, ma è delle istituzioni, perché non ci sono vicini. Però vedo che c'è una volontà da parte del Comune di Napoli, da parte della Municipalità, e ci hanno dato veramente una mano ad iniziare questo percorso. Stiamo dando un segnale perché c'è tanta brava gente che vuole emergere, però ecco, abbiamo bisogno delle istituzioni. C'è bisogno della collaborazione di tutti, c'è bisogno della collaborazione della cittadinanza, e io in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi sto incontrando tante associazioni che sono sensibili a questa cosa. Tutti vogliono una Napoli diversa, tutti vogliono una situazione migliore, e con l'impegno di tutti e ovviamente con le forze dell'ordine che devono essere a fianco ai cittadini. Noi non siamo in contrasto con la cittadinanza, noi siamo a fianco, siamo per la tutela della cittadinanza. Sono certo che il futuro dovrà essere sicuramente migliore. Ma noi stiamo lavorando con la famiglia e con il territorio dal giorno della tragedia. Questo oggi è un gesto simbolico, ma in queste settimane si è fatto un grande lavoro con le scuole, col parroco, con tutte le istituzioni, con le associazioni. Il segnale bello è la nascita di ragazzi del quartiere che si sono uniti in un'associazione per ricordare Davide, ma soprattutto, ripeto, per dare un'alternativa a chi certe volte alternative non ha. Non è che si nasce delinquenti o si nasce deviati o si nasce persi. Sta a noi istituzioni, cittadini e adulti offrire alternative ai nostri ragazzi, e noi non molleremo più e faremo sempre di più per questo quartiere come per Napoli. La speranza, ma anche concretezza di piccole gesta che possono servire ad aiutare i cittadini a credere che questa città ce la può fare. Ce la può fare al centro storico come al Vomero, al rione Traiano come in qualsiasi altro quartiere della nostra città. Napoli o ce la fa tutta insieme o non ce la fa.